Buon pomeriggio, qui mi trovo all'interno del Museo dell'Arapacis. Adesso sto inquadrando il Lungotevere, super trafficato come sempre. Tutte queste vetrate che danno sul Lungotevere aprono sull'Arapacis. Questo è il museo progettato da Meyer. Ci sono state tantissime polemiche perché è una struttura molto moderna che poco si sposa con questa zona e con ciò che custodisce, che è questa meraviglia, ossia l'Arapacis, l'ara di una dea giovane voluta e consacrata dall'imperatore Augusto, che è la pace. Quindi la pace diventa una sorta di divinità che va consacrata all'interno della sua ara che stava in questa zona. I fregi in parte si sono rovinati, in parte sono stati trafugati, però la maggior parte ancora si può vedere. In particolare ci sono anche delle ricostruzioni che permettono di leggere quella che era la scena, l'immagine. Ad esempio qui sul lato sinistro si vedono i due gemellini allattati dalla lupa e Enea che arriva col figlioletto Giulio a fondare praticamente tutto ciò che ci sarà prima di Roma. Quindi Enea sbarcherà sulle coste del Lazio e suo figlio Giulio si sistemerà per poi dar vita a tutta quanta la discendenza che porterà a Romolo e a Remo. Questo per Augusto era importantissimo ricordarlo perché praticamente si collegava la sua gente, la gens Iulia, che era poi la gente anche di Giulio Cesare, con niente poco di meno che il troiano Enea e i gemelli Romolo e Remo. Ecco, qui c'è il lato destro dell'Arapacis e qui si vedono queste decorazioni che praticamente si stagliano così. Allora, in alto c'è una sorta di processione nella quale si riconoscono anche alcune personalità della famiglia imperiale. Ci sono poi dei soldati romani. C'è l'imperatore Augusto, si riconoscono anche alcune personalità e la parte invece più bassa ha questi fregi, queste decorazioni con foglie di acanto, con questi ghirigori di piante e di uccelli, molto bella, molto molto bella. Il Museo dell'Arapacis si trova vicinissimo a Piazza Augusto Imperatore, che conserva ancora il mausoleo di Augusto, quindi questa era tutta una zona dedicata appunto alla famiglia imperiale dei tempi del primo imperatore di Roma. Spero che si possa visitare insieme, quindi se ti fa piacere contattami, lasciami il contatto e ti inviterò alle prossime visite guidate e penso di organizzare una visita anche qui, magari in qualche occasione con i musei gratuiti. A presto!